questo periodo sono tanti i problemi legati al dissesto idrogeologico del nostro territorio italiano. Qual è la situazione in Lombardia? La Lombardia, essendo una regione prevalentemente montuosa, ha problemi sicuramente importanti per quanto riguarda l'idrogeologico. Sono contenta di poter dire che non più tardi di ieri sera alle 21 abbiamo approvato l'assestamento di bilancio in regione, laddove sono riuscite a strappare ulteriori 10 milioni di euro su questo capitolo. Che possono sembrare molti, ma in effetti, se pensate che anche una piccola frana, la più banale, costa qualche decina di migliaia di euro, si tratta di pochi interventi. Stiamo lavorando però in maniera forte ormai da tempo, tanto è vero che grazie ad un accordo col Ministero dell'Ambiente ormai da mesi stiamo investendo risorse per 210 milioni di euro per prevenire, perché sarebbe meglio evitare che succedessero le frane. Intervenire dopo è sempre assai più complicato e si rischia di intervenire quando il guaio è già successo e magari non si è limitato ad una frana, ma magari ha avuto dei costi in termini di vite umane. Stiamo lavorando per fare una mappa che già c'è, ma per modificarla ulteriormente, aggiornandola su quelle che sono le aree a rischio della nostra regione, e andando anche a semplificare un quadro normativo affinché si possa intervenire prima. Tanto è vero che la nostra legge 12 di programmazione urbanistica, quella che vogliamo riformare, prevede per i comuni che sono stati terremotati il dimezzamento dei tempi per l'approvazione delle pratiche, perché riteniamo che noi si debba rispondere presto, subito e bene.